Cos'è successo a Giuliana Leccese? La sua morte è stata un gesto disperato o l'abile messa in scena di un assassino ancora misterioso? Siamo tutti spaventati perché non sappiamo la realtà di quello che è successo. Se tu ti metti in mezzo e ti viene uno dietro, non te ne accorgi. Qui c'è più movimento, ma nella parte bassa bisogna stare un pochino più attenti. La donna è stata trovata senza vita nel cimitero di Sant'Anna a Chieti, davanti alla tomba di famiglia, dove è sepolta la figlioletta, morta 48 anni fa, pochi giorni dopo la nascita. L'anziana era a terra, con un sacchetto della spesa avvolto intorno al capo. La morte potrebbe essere avvenuta per asfissia. A dare l'allarme è stato il marito, preoccupato perché la moglie non era rientrata in casa per pranzo. L'uomo è uscito in cerca della donna dopo aver fatto il giro per le strade della città e ha notato l'automobile parcheggiata davanti al cimitero. Ha raggiunto la tomba di famiglia e ha scoperto il corpo senza vita di Giuliana. Mi telefonò e mi dice: guarda, portami le chiavi della macchina. E là, che doveva andare alle poste. E là, finito. L'anziana donna era a terra, non lontano dall'ingresso secondario del cimitero, che in questo periodo dell'anno è più visitato del solito. Le telecamere di sicurezza non avrebbero ripreso nulla di anomalo, ma le immagini di videosorveglianza della zona sono ancora al vaglio degli investigatori. Da un primo esame esterno non ci sarebbero segni evidenti di violenza, ma sarà l'autopsia, prevista per oggi, a chiarire se si è trattato di un gesto volontario o di un omicidio. Infilarsi una busta da sola, insomma, è un po' strana, un po'. Giuliana Leccese, pensionata, è uscita di casa nella tarda mattinata di sabato, dicendo al marito che doveva prelevare dei contanti. Per farci cosa? Possibile che Giuliana sia stata seguita da un rapinatore dopo il prelevo dei soldi? E quale luogo più appartato di un cimitero per tentare una rapina? Poi, per confondere le indagini, chi ha aggredito Giuliana potrebbe aver inscenato un atto suicidiario davanti alla tomba della figlioletta morta in fasce, simulando la disperazione di una madre anziana che non sopporta un dolore ancora tanto grande. Ma possibile che nessuno l'abbia notata?